Erotico, dal greco eros, desiderio appassionato, amor sensuale. Comico, dal greco komos, gozzoviglia, brigata di giovani abbinazzati, processione bacchica. E se mescolassi le due cose? Ecco com'è nato a ciascuna il suo, il mio primo romanzo. Un erotico comico sugli eccitanti disastri della nostra generazione, quella della precarietà affettiva. Io sono Chiara Becchimanzi e qui vi racconto da dove sono partita e a che punto sono arrivata, insieme alla mia sorella di scena e di microfono Giorgia Conteduca, irrinunciabile interlocutrice per le mie assurde riflessioni e le mie improbabili teorie. E se la ricerca della nostra metà fosse essa stessa la nostra meta? Puntata 9. Casa, dolce casa. Sì, per te è dolce, Chia. Ho capito, Gio. Ognuno sa quel che si merita. Vabbè, grazie. Sto in quarantena da sola. Mannaggia il coronavirus. Podcast ai tempi del Covid-19. E su Skype. Allora, sta quarantena come va? Una merda. Perché tu sei una stronzetta, inizio subito con le parolacce, tu sei una stronzetta perché tu stai col tuo fidanzato, bella carina. Si può dire che sei fidanzata? Sì, si può dire che sono fidanzata, sono innamorata come una cretina anche. Ecco. Si può dire questo. Io no, ma neanche lontanamente vicina, e quindi è un incubo perché mi rendo conto che anche quelle scappatelle, capito, quelle cosettine che prima mi arricchivano la vita, adesso sono impossibili, impossibili. Tanti sogni, tante fantasie. Ma nemmeno, non mi si è accesa nessuna fantasia, poi c'è il vibratore rotto. È bellissimo chiamare il tecnico del vibratore, tipo scusi, l'assistenza del vibratore, ecco, dovrebbero metterle tra le cose gratis in quarantena, tipo l'assistenza per i sex toys rotti. In realtà mi sono umiliata chiedendo a un amico che smanetta di ripararmelo. Ma va, Gio. Te lo giuro. Ma ti pare? Perché non mi va di ricomprarlo, dovrei comprarlo online, su Amazon c'è, ma non mi va di rispendere 20 euro. Vabbè, però in una situazione di emergenza, nel senso come questa, che non vibra più. Cioè, la funzione più importante non la espleta. Cioè, non vibra praticamente. No, però, sai, è solo un pene di gomma. Eh? È solo un pene di gomma. A me il pene di gomma è di per sé, che quel dildo non mi piace. Preferisco che però vibri. Però potresti fare come Orange is the New Black. Cioè? Un cazzolino elettrico. Ma lo sai che una mia amica me l'ha detto l'altro giorno? Ma io non ce l'ho. Però quello è più facile da comprare. E poi se lo compri su Amazon comunque te lo ritrovi come spesa, perché dici cioè, cambio la testina. Cambi la testina, puoi fare due piccioni con una fava, capito? Cioè, forse sì. Ma te invece? Perché loro, nel telefilm se lo facevano arrivare, cioè, perché siccome i vibratori nella prigione erano vietati, loro si facevano arrivare gli spazzolini elettrici, che invece erano un articolo che gli arrivava. E c'era questo grande contrabbando dei spazzolini elettrici. No, no, ora me lo ricordo. In effetti, cioè, me l'hanno anche riconfermato persone vere nella realtà, diciamo, che funziona. Però boh, lo farò, ti farò sapere, te intanto, cioè, stai facendo... Ma le voci di corridoio, cioè, delle voci di corridoio dalla regia, perché come tu sai io non sono sola, quindi c'è qualcuno che mi sente quello che diciamo e mi manda dei messaggini, ma non faremo nomi perché no. Il mio fidanzato è molto riservato, dice che ce l'hanno pure al Todis. Oddio, sì, è che devo fare un'ora di fila, però la farò per lo spazzolino elettrico. Lo spazzolino elettrico, dammi! Cioè, sto a morire di fame, non faccio la spesa, ma per quello farò un'ora di fila. Sì, sì, madonna mia. No, vabbè, comunque ti capisco, io se non avessi il mio fidanzato anonimo impazzirei in questo momento, cioè, ma anche senza sesso non si può stare, cioè, no. No, ma poi ti voglio dire una cosa, l'autoerotismo a me non mi sta funzionando, cioè nel senso comunque è talmente deprimente la situazione
che non mi eccito pensando a nulla, tutto il devasto intorno a me, io sono leggenda. E poi pensavo, no? Mi sono incuriosita, ma perché hanno messo Pornhub gratuito? Non era già gratuito? Sta cosa dei Pornhub gratuito mi ha sconvolta. Tipo Ma non è tutto gratuito premium. Pornhub, Ah! ultimamente era diventato a pagamento e quindi poi l'hanno messo gratuito tutto, No. capito? Ci sono delle sezioni, delle cose che tu non puoi vedere, o comunque dopo tot minuti devi pagare. Cioè adesso non so esattamente come funziona, però immagino che beh, è stato un bel gesto da parte. Pornhub sta avanti, pure quando c'era la questione della plastica, che hanno fatto il porno sull'isola piena di plastica, no? Davvero? Non la sapevo sta cosa. Sì, praticamente loro hanno fatto questo porno sull'isola sporca e cioè perché ogni volta che ci cliccavi loro inviavano delle donazioni per andare a pulire quest'isola. No, ma è geniale. Stanno avanti quelli di Pornhub, sono Plastic fantastici. free. No, Sì. non sapevo bene delle restrizioni perché non è che io lo frequento molto, comunque non più di 3 minuti penso mi vedo un video su Pornhub, quindi non sapevo. Io, Quando è nemmeno uscita io. questa cosa Pornhub gratuito, ho detto, ma scusate, ma non era già gratuito? Boh, chissà quali video si possono vedere nella cosa premium. Chissà quale perversione. Quelli d'autore, quelli girati tipo da Sorrentino, da Garrone, Da Garrone. Ma come ti è venuto? perché vabbè, poi questa cosa non si può dire sui podcast, ma ci sono delle voci, vabbè, questo lasciamo perdere. Comunque, no, che ti volevo dire? Che allora io praticamente cosa ho fatto considera che noi siamo pure andati a vivere insieme da poco, quindi praticamente, cioè, un attimo prima, il giorno prima dell'apocalisse, Claudio, ho detto il nome. Vabbè, questo lo dobbiamo tagliare. Vabbè, ma è un nome di fantasia, in realtà lui si chiama Ermenegildo. No, esiste Ermenegildo, sembra quello lì che si chiama Marciano. No, no, si chiama Gaspare. Va bene, Gaspare, Mi Gaspare ci piace. piace. No, ha traslocato da me tipo un giorno prima dell'apocalisse, quindi abbiamo fatto appena in tempo, capito? Perché sennò pensa a fare il trasloco con la quarantena, con quelli che ti fermano con la macchina aliena. No, ma non lo Nella tua potevi zona ci sono i fare. guardi. No, infatti. Nella tua zona stanno fermando? Guarda, hanno fermato solo quando qui nella piazzetta del DJ set, perché tu devi sapere che alle 18 nella piazza sotto casa mia, che io sto a Torpignattare, tra Torpigno e Pigneto, parte un DJ set dal balcone, inizia con l'inno d'Italia e poi va su, che ne so, Albano e Romina, Rita Pavone, Ricchi e Poveri, poi arriva Gigi D'Agg, Gabry Ponte e poi Tecno, un'ora e mezza tutti i giorni, ma la gente è contentissima di ballare. Questo per dire che l'altro giorno c'era un assembramento in quella piazza di top 10 persone e lì li hanno fermati e gli hanno rotto il cazzo. Ma c'erano ragione comunque, erano in 10 a ballà. Si dirà che non era un buon motivo per stare in giro. Io sono passata di lì perché avevo fatto la spesa e mi sono buttata dentro al bungalow con l'ansia che mi arrestavano. Cioè pure le guardie, capito, mo'? Mannaggia, però a me non mi hanno mai fermata, ma io esco davvero poco. Tu? Pure sto uscendo pochissimo, infatti non poi noi ci abbiamo tutto estremamente vicino, cioè che attraversi la strada c'è il supermercato, quindi Io veramente pure. fermarci dovrebbe essere una. Però l'altro giorno ho fatto una passeggiata fino al mare, che è veramente vicino, cioè perché ce Wow. l'ho a 100 metri, e c'erano delle signore dentro un'ambulanza e le operatrici dell'ambulanza che inveivano contro la gente che passeggiava. Lo so, ma... Poi fate queste scampagnate, ma in realtà non erano scampagnate, erano tipo due persone che correvano a distanza di 2 metri, però comunque c'è un po' di tensione. Io ho fatto una passeggiata, ho guardato il mare per 5 minuti così, tipo autistica, con lo sguardo nel vuoto, e poi sono tornata indietro, quindi non ho visto gli sviluppi della vicenda, ecco. Perché comunque, invece sai che sta succedendo? Che un sacco di amiche stanno leggendo il libro e stanno sugli abbinamenti, tipo che sta dicendo: no, ma lo sai che questo abbinamento è vero? Tipo una mia amica che è la vulva coniglia ha detto Eh?
che il suo abbinamento con la canna lo ha azzeccato praticamente. Ma la canna è love match o sex match? Perché questa cosa è geniale del tuo libro, che nel frattempo io ho letto, no? E mi ho riflettuto molto su questa differenza tra love match e sex match. Sì, perché praticamente io quando l'ho scritto ho pensato che non sempre l'intesa sessuale perfetta si traduce in un rapporto perfetto e viceversa. Assolutamente. Certo. Quindi, e infatti tu spesso, che cosa c'è? Almeno a me spesso è successo questa cosa, nel senso di scambiare l'intesa sessuale perfetta per amore e quindi di accanirmi su quel rapporto per cercare di farlo funzionare, perché se funzionava quello doveva funzionare per forza tutto il resto. Sì, assolutamente sì, ma capita anche il contrario purtroppo, no? Sì, esatto, cioè che tu stai benissimo con una persona, vorresti che il sesso fosse perfetto, invece non è. Sì, non è. Purtroppo, e quella è una cosa che mi fa soffrire da morire, mi capita spesso, e quindi in realtà io non lo associo tanto alla persona quanto al fatto che forse sono io che nel rapporto di parità, di tranquillità, di accudimento non associo il sesso, capito? Ma è una mia psicosi di cui parlo con la mia psicologa ogni settimana, quindi non ammorbiamo. Parlavamo degli abbinamenti love sex, quindi love match, quindi la tua amica la coniglia l'ha associata alla canna. Sì, io credo che fosse, perché per alcune coincide, perché non so perché, alla fine ho facendo allora la coniglia, sex match canna, no, era sex match. Ah. In effetti non può essere love match, ora che ci penso, perché la canna ha un'attitudine aerea, volatile, elastica, che non si sposa bene col carattere della coniglia. La coniglia ha bisogno di un po' più di stabilità, perché... Per come l'ho pensata, ha bisogno di una tana soffice, diciamo, non ha bisogno di sentirsi mancare la terra sotto i piedi, perciò la canna non... Però effettivamente questa differenza, perché ho fatto due differenze fondamentali, ci ho messo anche il falso positivo nel libro, che è una cosa che fa ridere perché poi in questo momento sembra tipo il paziente asintomatico. No. No, il falso positivo, cioè nel senso tu pensi che appunto ti inganni e poi in realtà non è quello che pensavi. Ma è un falso positivo love o sex? No, in realtà è dal concetto del falso positivo che poi ho fatto la distinzione love and sex, perché okay. Il falso positivo appunto ti induce a pensare che una cosa voglia dire anche l'altra, invece non è così. Però la cosa su cui uno dovrebbe interrogarsi è se il love match funziona, e, diciamo, se tu se il tuo abbinamento d'amore l'hai trovato, il sesso non funziona, come fai per farlo funzionare? C'è un modo per farlo funzionare, oppure in realtà no, muore lì e ti devi accontentare di una vita sessuale così mediocre, ma di un amore perfetto? Perché... Ma questo è il punto interrogativo della vita, non del libro. Giustamente il libro riflette su, cioè questo è veramente un tema almeno per me centrale. Tra l'altro mi è capitato di vedere, l'ho divorata perché è fantastica, la serie Fleabag, cioè tu l'hai vista? La devi assolutamente vedere, lei è un'attrice fantastica, ovviamente è una serie britannica, inglese, bellissima, scritta benissimo, che lei inizialmente era uno spettacolo teatrale di questa attrice. Lei ha proprio scritto, a un certo punto gli hanno proposto di fare la serie ed ha avuto molto più successo dello spettacolo teatrale, e sono due stagioni da 6 puntate, ogni puntata è molto breve, quindi si vede. E la particolarità qual è? Che questa protagonista fantastica, che in cui io mi ci rivedo tantissimo, appunto una che si vive il sesso molto come sfogo, a volte anche in maniera... Cioè, sfocia anche un po' nello squallore, no? Perché alla fine, diciamocelo, a volte capita di sentirsi anche squallida in certe situazioni, però ha una poetica di pari passo, va un dramma della sua vita che poi non ti spoilero, eccetera. Ma la particolarità della serie è che lei, mentre vive la situazione, ogni tanto commenta in camera con delle facce, delle frasi, ed è geniale, è una cazzata l'idea, eppure nessuno l'aveva mai fatto e funziona da morire, lei è bravissima, veditela. Fleabag. Ma in camera tipo Modern
cioè girato come se fosse un documento. No, no, ti faccio un esempio, tipo io parlo con lui, faccio che bei capelli, non è vero, no, sono davvero belli questi capelli, capito? Ma è fichissimo, perché poi io mi interrogo anche sui suoi partner di scena, che mentre lei parla con loro a un certo punto parla in camera, loro devono fare finta che non stia succedendo, cioè l'attore non si deve distrarre. E poi c'è una storia d'amore fichissima, no, ma bella bella, veritela. E pensavo che proprio lì ci sta tantissimo questa cosa del sesso e dell'amore, che uno si accanisce con una cosa anche se non c'è l'altra e viceversa. Sì, e l'accanimento, in realtà l'accanimento terapeutico, che anche in questo contesto, in questo periodo, è una frase che torna, no, è molto, per esempio, tra le mie vulve che ho classificato, è la tigre, quella che si accanisce un po' sulle relazioni, anche quando sono finite, non l'accetta, quindi, perché praticamente la tigre mangia, continua a mangiare le carcasse anche se sono imputridite, cioè questa è la tigre vera questa cosa è pazzesca della tigre, e quindi l'ho associato a questa cosa perché ho cercato di trovare tutte le analogie. E invece l'altra distinzione che ho fatto per i maschi, per gli uomini, è tra uomo risolto e uomo non risolto. Cioè il profilo è quello, però se l'uomo è risolto è un po', è di un certo tipo, se non è risolto invece le caratteristiche di quel pene portano ad altre conseguenze, capito, dello stesso pene. Fighissima questa cosa. Tra l'altro, leggevo il marker 3. Io ne conosco un uomo. Io conosco un uomo marker 3 che è un uomo risolto, cioè con tutti i suoi difetti, i suoi problemi, quello che ti pare. Però poi in realtà è una persona che, cioè, si prende carico di queste problematiche che lui ha. Non è che le nega o te le riversa contro. Ed in effetti è il mio love match il marker 3, però dice non corrisposta, perché sono lupa, vabbè tu lo sai, sono lupa, e il mio love match è col marker 3, che in effetti sì, probabilmente c'è anche, c'è un, provo un amore verso questo genere di persone, ma perché non corrisposta? C'è scritto tra parentesi? Essere anche il contrario, cioè non corrisposto o non corrisposta, nel senso che l'amore non, cioè nonostante sia love match, non va a buon fine perché uno dei due non ricambia. Okay. Perché in realtà la lupa, siccome la lupa c'ha bisogno dello stimolo della fuga per iniziare la. Quindi la lupa si innamora o comunque si ingarella con quelli che le scappano. Allora il marker 3, che è l'uomo risolto, la versione risolta dell'altro, quello il pino di Cook, che invece è l'irrisolto, è il pene curvo, no? E quindi sfugge, va, comunque ha bisogno di cambiare spesso casa, che ne so, di cambiare spesso lavoro, di cambiare spesso... di cambiare spesso ambiente, di cambiare spesso gruppo di amici. E mentre il marker 3 indica la strada agli altri, quindi c'ha questa attitudine molto paterna, molto anche di prendersi carico delle problematiche altrui, sì. Invece il pino di Cook non sa quello che vuole. Okay. Questa è la differenza. Ok. E la lupa si innamora del marker 3, però o non la corrisponde lui, oppure lei combatte contro questo amore che sente, perché in definitiva la annoia un uomo che le indichi la strada, cioè nel senso un po' cerca, un po' si scoccia, perché lei ha bisogno di quello che un po' la rifiuta in realtà, altrimenti non ci si... Però anche questo è un... per esempio Caterina, che è la lupa per antonomasia nel libro... Se insegue continuamente quelli che le sfuggono, però non capisce che forse sta proprio lì il problema, che il problema è il suo, non quello degli altri. Ah, quindi Caterina è una lupa. Sì, Caterina è una lupissima. Figa. Sì. E Rebecca? Sì, sì. Rebecca è un po' leonessa, un po' tigre. Ok. E in realtà... sono io, e quindi beh, allora Caterina un pochino si ispira anche a me, in effetti. Sì, voglia. Caterina è un mix fra un sacco di lupe che conosco, diciamo, però poi è anche un po' me, nel senso che tutte e due sono attingono abbastanza
bacini simili, perché alla fine. Però ecco, per esempio, questa amica mia coniglia mi ha chiamato per dirmi: guarda che il match è perfetto, è vero, è proprio così, è proprio così. Quindi dai, pure tu mi confermi che il tuo match è giusto? Il mio sex match è Pino Colonna, no? Sì, che Ma sei un pino di tutto, esatto. sì. Vabbè, devo dire che io ho dei sex match anche ho avuto dei sex match anche con i Baobab. Però Certo. quello è facile, cioè ti piace vincere facile col Baobab. Oddio, si È chiama vero. Baobab, sì. Però il Pino Colonna, sì, ci ho avuto di recente una cosa a metà fra Pino Colonna, cioè di recente, ormai mesi fa parliamo, Pino Colonna abete, che è la mia famiglia felice, e in effetti c'era un super sex match. Ah, Sì, mi vedi. ci ritrovo molto. Ma quindi come si fa a capire questi abbinamenti, quali sono? Ma intanto io ho troppo bisogno che la gente li capisca per dirmi se ho detto delle stronzate incredibili oppure ci ho preso. Certo. Anche se gli abbinamenti si basano sul focus group, quindi alla fine dovrebbero essere veri, però chissà. Allora, ci sono due modi: o si va sul sito www.ciascunelsuo.it, quindi lo Ok. puoi spammare a tutte le tue amiche, perché lì ci sono tutti i profili delle vulve messi in, diciamo, in sintesi. Oppure magari, cioè, se ti va, la prossima volta che ci sentiamo facciamo lo scama degli abbinamenti, così li Dai. scriviamo lì. Ci mettiamo, ci abbiamo un cazzo da fare, ci mettiamo lì e li svisceriamo tutti uno ad uno. Esatto. Sì, Io sì. spero che per allora tu ti sia comprata lo spazzolino elettrico, così sei più sereno. Spero anch'io, Chiara, guarda, ti farò sapere, altrimenti mi ordino un altro vibratore su Amazon e ciao. Per fortuna Amazon ancora resiste. Va bene, tesoro. Allora, la prossima volta facciamo gli abbinamenti. Mua. Buon sesso, tu che puoi. Brava, Sì, infatti sto andando a fare proprio quello adesso. baci all'anonimo. Ciao. Ciao, ciao.